I risparmiatori dell'Associazione Vittime del Salvabanche incontreranno il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, titolare delle inchieste su Banca Etruria, giovedì 3 ottobre. Si è concluso così l'appuntamento telefonico tra l'associazione ed il procuratore. Abbiamo fatto presente al procuratore che qua gli animi sono abbastanza esasperati e la nostra non è una semplice sete di giustizia, ma l'andamento delle indagini dalla procura è sicuramente un appoggio anche poi per quelle che saranno le cause civili per il riottenimento di questi soldi e di questi investimenti. Ovviamente parlare di una banca, di aver perso appunto i propri risparmi all'interno di una banca il cui CDA è stato accusato di bancarotta fraudolenta, sicuramente un peso che si farà sentire in sede di giudizio. Inoltre quel giorno verrà depositato anche un nuovo esposto. Intanto sempre l'associazione Vittime del Salvabanche assieme ad Aduspef hanno scritto al presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Salvatore Maccarone per richiedere la pubblicazione dei dati statistici relativi ai rimborsi forfettari ai rimborsatori azzerati delle quattro banche salvate lo scorso 22 novembre, Banca Marche, Banca Etruria, Cari Chieti e Cari Ferrara. L'essere aggiornati dal fondo di come procedono questi rimborsi ci dà la possibilità poi di capire veramente la situazione, come si sta evolvendo e quanti hanno già ottenuto il rimborso oppure, faccio per dire, le domande respinte, quelle ancora non considerate, quindi la sveltezza, diciamo la velocità dei tempi di erogazione poi di questo contributo, se effettivamente corrispondono a quelli prometti.